Il cambiamento climatico ha contribuito alla potenza devastatrice del ciclone, lo ha detto il presidente di Vanuatu, l'arcipelago del Pacifico devastato dal passaggio del superciclone Pam. Il 90% della capitale, Port Vila, è stata distrutta. Australia, Nuova Zelanda e Francia stanno già fornendo aiuti. There's a breakdown of communications that we cannot reach our families. Le comunicazioni sono interrotte, non possiamo raggiungere le nostre famiglie, non sappiamo se sono al sicuro oppure no. Come leader della nazione, tutto il mio cuore accanto al nostro popolo, ha detto Baldwin Lonsdale dal Giappone. Il ciclone di categoria 5, la più elevata della scala con venti a oltre 320 km orari, ha causato ufficialmente la morte di 6 persone ed il ferimento di altre 30. Tuttavia le autorità temono che il bilancio sia destinato a diventare ben più pesante mano a mano che la complessa macchina dei soccorsi avrà raggiunto tutte le oltre 80 isole che costituiscono l'arcipelago. Secondo l'ONG Save the Children, almeno 15.000 persone hanno perso la propria abitazione nella sola capitale, ossia oltre la metà dei suoi abitanti.